rassegnato del solito. Non dico depresso, anzi, però rassegnato sì. Lo sono. Io ho passato tutta la vita a fare cose che non volevo fare, ad essere ciò che non sono. Parlo un dialetto che odio, frequento gente che odio. Rassegnato e triste credo che siano aggettivi doverosi. Ce li hai i soldi, eh? Pezzo di merda. Non ce li hai i soldi, eh? Pezzo di merda. Lo sai quello che succede? Ciao a tutti, oggi sono Scivolo. Ciao Scivolo. Ciao Scivolo. Ho scelto questo nick perché mi calza molto. Nella mia vita, o almeno in questa fase, scivolo facilmente da un'emozione all'altra. Poi lo avete visto voi stessi poco fa quando parlavo della reazione a questo incontro. Con un gruppo di amici e colleghi abbiamo ideato un nuovo progetto, poi magari dopo ve ne parlo. Io ne sono un po' il propulsore e mi sembra un'idea che funzionerà, sicuramente interessante e ne sono entusiasta. Poi di punto in bianco, senza motivo e cazzo pagherei per capire cosa e quando scatta, divento meno entusiasta. Non ho il coraggio di farlo capire. Mi dimostro sempre entusiasta, ma non è giusto. Né per me né per loro. Vi faccio un altro esempio, più banale e quotidiano. Ho comprato un quadro da un artista in un atelier di Viterbo. Mi piaceva molto e l'ho pure pagato abbastanza. Il giorno dopo mi sono svegliato e mi sono detto che era una crosta. A volte sento come se qualcuno controllasse la tonalità generale del mio umore, rimescolando i miei desideri, i miei gusti, le mie capacità. Ho bisogno di provare emozioni forti. La morte che ci rende umani, è la morte che ci salva, è la morte che ci rende vivi. Senza di essa noi non siamo vivi, perché l'una non esiste in assenza dell'altra. Loro non lo capiscono, loro non vivono, non hanno mai vissuto. Non hanno mai sognato. Allora, sei pronta?